mentre alla conferenza di Parigi le nazioni sono catalogate in grosse e piccole in base a quantitativi criteri di potenza, a Venezia il Festival Internazionale del Cinema, come la Biennale d'Arte, preannunciano il principio della qualità, che sola può ispirare quella nuova civiltà per la quale hanno combattuto e sono caduti milioni e milioni di uomini. Ricevuto dalle autorità, l'onorevole De Nicola, presidente della Repubblica Italiana, accompagnato dal ministro Nenni, si reca in visita a Mestre. La cordiale accoglienza dei cittadini di Mestre, che non sono stati certamente precettati con la famigerata cartolina rossa. Gli uomini del cinema hanno fatto da un pezzo la pace con l'Italia. Il programma della mostra lo dice chiaramente. Gran Bretagna, Russia, Stati Uniti, Francia e Svezia hanno mandato il meglio della loro produzione. L'Italia presenterà Montecassino, Paisà, Il sole sorge ancora ed Eugenia Grandet. Tra attori e critici, ecco Massimo Bontempelli venuto a rivendicare i diritti della fantasia. Un pubblico d'eccezione affolla il Cinema San Marco per la serata inaugurale. È presente il ministro Gonella, il sottosegretario Cappa, il presidente della Biennale Giovanni Ponti e il conte Zorzi. È stato proiettato il documentario L'Italia se desta e il film americano Sangue e Arena.